contributo della petrografia e della geochimica nell'interpretazione genetica delle tenue di Chioggia, la realizzazione grafica del professor Bellieni con fotografie delle aree sub del dottor Piero Mescaltin, che ringrazio. Durante l'affascinante avventura delle vostre immersioni, molti di voi si sono imbattuti, o altri se incominceranno da quest'anno, conosceranno le tenue, il loro fantasmagorico mondo, che grazie ad esse e gli organismi che grazie ad esse sussistono. La prima segnalazione delle tenue si deve ai pescatori chioggiotti per l'infausto trattenimento e perdita delle loro reti. Una descrizione più dettagliata risale al 1792 da parte dell'abate Giuseppe Olivi, però un interesse scientifico per queste costruzioni e per la loro genesi è sorto solo dopo che si sono accumulate una serie di notizie sedimentologiche e geochimiche, petrografiche, grazie anche alle migliorate condizioni di immersione e per l'uso di batiscafi, per la possibilità di perforazioni oceaniche, che hanno portato ad una conoscenza ben precisa delle rocce sedimentarie, le quali fino praticamente agli anni 30 del secolo scorso sono rimaste un po' misconosciute. E l'esplosione della loro conoscenza è venuta quando, per necessità economiche, si è scoperto che sono delle ottime rocce serbatoio di olio e di gas. Da quelle ricerche, da quelle indagini sono emerse queste notizie che teniamo presente, facciamo una rapida rassegna, cioè che le rocce sedimentarie possono essere stratificate, laminate, in corrispondenza ai depositi di mare basso o di mare profondo, possono essere massicce quando si tratta di scogliere, di biocostruzioni o di accumuli di fango chiamati mud mound. Tutti questi elementi danno indicazioni sulla struttura. Le rocce stratificate sono composte da granuli e o particelle che vanno dalle dimensioni di blocchi, centimetrici, anche millimetrici certe volte, fino a dimensioni piccolissime, frazioni al di sotto di un sedicesimo di millimetro, le argille, e attraverso le sabbie e i silt. I granuli possono essere di diversa natura, detritici o silicoplastici, quando derivano dallo smantellamento di rocce preesistenti, affioranti nell'entroterra e trasportate al mare dai fiumi. Si tratta di frammenti di roccia, che sono detti litoclasti, o anche di fasi mineralogiche singole, singoli cristalli. Questi elementi della tessitura danno informazioni sulla provenienza e sull'area di accumulo. Però altri granuli sono molto importanti come contribuenti, ma anche come significato ambientale. Sono in pratica i granuli carbonatici, ossia i bioplasti, frammenti di organismi a guscio ad apparato scheletrico rigido, carbonatico, poi biosomi invece nel caso che bioplasti, questa è la sezione di un aculeo di riccio di mare, e questa invece è una placchetta di un echinoderma, e biosomi quando invece gli organismi sono interi. Altri granuli possono essere intraclasti, cioè frammenti di sedimento bene consolidato originati in conseguenza a movimenti del substrato per tempeste o per altri movimenti, e anche da organismi fossatori. E poi c'è la micrite, cioè questa calcite microcristallina di dimensioni inferiori a 4 micron, che è praticamente al microscopio non è risolvibile, al microscopio ottico. Tutti questi granuli rappresentano appunto l'ossatura, la parte tessiturale della roccia, ma quando si trasformano in roccia? Ecco, il sedimento si trasforma lentamente in roccia quando
intervengono dei processi diagenetici, tra i quali il più importante è senza dubbio la cementazione, ossia la trasformazione di questo materiale incoerente in un qualche cosa di unito grazie a precipitati chimici e in particolare precipitati carbonatici. Vediamo che la mineralogia e la morfologia dei precipitati chimici può essere varia a seconda dell'ambiente in cui si depositano. Così in condizioni subtridali, cioè al di sotto del livello più basso della bassa marea, abbiamo la possibilità di precipitazione di cementi aragonitici, di fase aragonitica del carbonato di calcio, che costituiscono un orlo isopaco, cioè con uguale spessore, attorno a tutto il granulo. Nell'interno degli spazi intergranulari poi potrà in un secondo momento precipitare un cemento più grossolano, più bloccoso, detto anche adrusa. Questo nelle zone subtidali. Nelle zone intertidali, cioè compreso tra la più bassa bassa marea e la più alta alta marea, il tipo di cemento che precipita è un cemento cosiddetto microstalattitico, perché praticamente un cemento a menisco, perché il poro praticamente viene occluso dal cemento che percola dal lato come delle piccole stalattiti. Nel caso, e si tratta sempre in questo caso di aragonite aciculare. Nel caso delle zone sopratidali invece questi cementi sono proprio microstalattiti e anche microstalagmiti, ma non sono più costituiti da aragonite aciculare, ma da aragonite microcristallina disposta in maniera caotica, che forma un rim praticamente in sezione sottile scuro, in quanto i cristallini si creano un feltro che non lascia trasmettere la luce. Infine, nelle zone continentali il cemento sarà sempre carbonatico, ma questa volta nella fase calcite, una calcite equidimensionale grossolana, come nel caso, non so se si veda qui. Quando si ha in mano un campione di roccia viene spontaneo da chiederci come, dove, quando si è formata. Allora, bisogna, per rispondere a queste interrogazioni, bisogna risalire, cioè individuare la struttura, cioè se è laminata, se è massiccia, eccetera, se la tessitura, di quali granuli è composta, di quali organismi intervengono nella composizione, e quindi dare la composizione petrografica e mineralogica. Poi gli organismi, in particolare l'associazione faunistica, ossia nel caso delle rocce, rocce consolidate, non nel caso dei sedimenti recenti dell'Alto Adriatico, l'associazione faunistica, ossia i fossili, indicheranno anche il momento di formazione della roccia. La caratterizzazione può essere più completa anche con analisi chimica, cioè con una composizione chimica che fornisce i parametri di precipitazione dei cementi e delle altre fasi autigene che possono formarsi negli spazi intergranulari. Le metodiche di analisi sono molto varie. Il primo studio, per venire alle tenue, il primo studio moderno delle tenue risale al 1976 ed è di Newton e Stefanon, che hanno interpretato queste costruzioni come dei beach rock. Letteralmente beach rock significa roccia di spiaggia, e sarebbero formate per cementazione di sabbie della battigia. In questo caso che cosa indicherebbero? Indicherebbero dal punto di vista paleogeografico un'antica linea di spiaggia. Infatti la definizione che Bosellini dà di beach rock dice che si tratta il più delle volte di sabbia calcarea alle basse latitudini, ma in qualche caso può avere anche una forte componente silicoplastica che può diventare addirittura predominante, e distribuite regolarmente a chiazze lungo la spiaggia, come si vede in questo disegno,
E poi addirittura molto rapida la cementazione, in quanto sono state trovate inglobate manufatti e anche addirittura lattine di Coca-Cola o di birra. Ecco, osservate le dimensioni del, rispetto di queste costruzioni rocciose, di questi, diciamo, chiamiamoli ciotoli, rispetto a una persona. Recentemente, nel 1997, Colantonica, Biennelli, Ricchiuto e Cefa dell'Università di Bologna suggeriscono una genesi diversa per le tenue, cioè una diversa dalle tipiche beach rock, perché i dati isotopici di alcuni campioni provenienti dal largo di Fano danno delle indicazioni che il cemento precipitato in quelle tenue è in equilibrio con le esalazioni di metano. Sta di fatto che nel nostro caso delle tenue di Chioggia un consolidamento precoce del sedimento ha creato quell'habitat ideale per la miriade di organismi che fanno delle tenue il paradiso dei sub. Dal punto di vista faunistico-floristico le tenue vengono studiate dal 2001 dal dottor Massimo Ponti. È noto che non solo in ambienti peritidali delle aree a sedimentazione tipicamente carbonatica delle basse latitudini, ma anche in sedimenti deltizi ricchi di sostanza organica, le fluttuazioni di acque di fondo possono provocare delle cementazioni e originare degli hard ground cosiddetti o fondi induriti. E queste superfici di fondo indurite possono avere dimensioni varie e anche molto estese. Nel caso, oppure possono crearsi dei cosiddetti TP, ossia dei crostoni poligonali di circa 50 metri di diametro, spessore sui 30 centimetri, con margini sollevati a cuspide, come si può vedere, e che ricordano le tende degli indiani, da cui appunto il nome. E per quanto riguarda lo studio delle tenue di Chioggia, innanzitutto dobbiamo ringraziare per questo suggerimento la curiosità del dottor Piero Mescalchin e della collaborazione della professoressa Roberta Predonzan del Liceo Veronesi, che hanno promosso questa indagine e hanno raccolto i primi campioni durante la campagna estiva dell'anno scorso, estiva e autunnale del 2006. I campioni raccolti sono stati sottoposti a indagini petrografiche, mineralogiche per difatrometria, chimiche su roccia totale col metodo dell'assorbimento atomico. Ringraziamo gli analisti, il dottor Giaretta e Zorzi e anche il professor Cesare per la collaborazione. Le tenue campionate si presentano quindi come costruzioni rocciose rilevate da pochi a qualche decina di centimetri rispetto ai fondali costituiti da sedimento incoerente. I nostri campioni provengono da questi riquadri 1, 2 e 3 riportati nella carta topografica e i corrispondenti affioramenti rocciosi sono indicati. Macroscopicamente si riconosce subito una composizione mista, carbonatica e silicoclastica, quest'ultima molto oscillante per via del contributo degli apporti fluviali che sfociano nel Golfo dell'Alto Adriatico. Questa caratteristica di una composizione mista rende più complicata l'interpretazione della conoscenza chimica dei sedimenti e lo studio anche dei cementi rispetto a una composizione che fosse omogeneamente tutta carbonatica, omogeneamente tutta silicoclastica. L'analisi petrografica ha evidenziato che intanto siamo in presenza di una roccia a tessitura anisotropa, perché presenta laminazioni, presenta tipiche fughe di acqua e di gas, le lamine possono essere millimetriche e gli straterelli centimetrici e sono composte da due frazioni, una silicoclastica con granulometria variabile dalla sabbia medio-grossa fino al silt, composta di quarzo, feldspati, inosilicati, filosilicati, litoclasti di vari frammenti rocciosi, di metamorfiti, vulcaniti di varia natura,
poi accessori, zircone, rutilo e sono qualche granulo di glauconite. Tutti questi granuli, come vedremo tra poco, sono rivestiti da un cemento micritico precoce. C'è anche una componente carbonatica di taglia molto eterogenea, perché i bioclasti possono avere dimensioni molto variabili, anche pluridecimetriche certe volte, e tra questi si riconoscono molluschi, specialmente gasteropodi, in questi tre campioni, alghe rosse incrostanti, echinodermi, serpulidi, foraminiferi, qualche corallo, balani molto minuto tra l'altro, di diametro di non più di 2 mm, balani di intraclasti peloidi e micrite densa con densità e diverse impregnature di limonite e anche bioturbata. Si osserva inoltre un cemento tardivo intragranulare nei bioclasti, costituito da cristalli limpidi di aragonite, fibroso raggiata e talvolta anche botroidale. Si nota in alcuni spazi intergranulari anche un'incipiente silicizzazione. Ecco qui qualche esempio del campione 1, dove possiamo vedere intanto quell'associazione di frazione silicoclastica, un grosso bioclasto di gasteropode, e all'interno il cemento tardivo costituito da aghi, da fibre di aragonite. Nell'interno qua si vede poco, ma c'è anche un incipiente silicizzazione. Ecco invece sempre nel campione 1 livelli più minuti di grana, praticamente è una micrite con una frazione siltosa, dove è evidenziato, non è molto chiara, ma questo buco praticamente è circondato da micrite a densità diversa e diverse concentrazioni di limonite. Quindi rappresenta un foro di una bioturbazione. Questo è un altro caso di un, sempre in campione 1, di associazione, come vedete, silicoclastica qui, e un grosso intraclasto brecciato da questa fessura che voi vedete, che rappresenta una fuga di gas o fuga d'acqua e praticamente spezza l'intraclasto, ma tenete presente proprio queste strutture di fuga di gas e fuga d'acqua, che sono interessanti per l'interpretazione. Ancora una associazione nel campione 2 classica di una roccia mista, qui oltre alla frazione silicoclastica, quarzo, feldspati, ci sono anche molti litoclasti di natura carbonatica, pensate ai fiumi che attraversano le Dolomiti, che portano i loro detriti qui. E questa è una sezione di un'alga rossa incrostante, sempre nel campione 2, dove è possibile vedere il cemento tardivo in spazi ex nei concettacoli, un cemento tardivo e talvolta anche zonato, botroidale, cioè con un aspetto a ventaglio, estinzione ventaglio, e con ogni probabilità di dolomite. E ancora la stessa anicrosi incrociati. Il campione 3 è molto ben classato, come vedete, dal punto di vista della frazione silicoclastica, e invece ci sono questi bioclasti più grossolani, si vedono non tanto, e si è messo in risalto, qui si vede l'orlino isopaco di cemento subtidale. Ancora un altro bel esempio di cemento subtidale in questa cavità, ecco vedete, fibroso raggiato, aragonitico e tipico appunto della cementazione subtidale. Qui ancora nel campione 3, ecco, forse è meglio evidenziato l'orlo attorno a questo clasto di quarzo molto scheggioso del cemento. Il cemento tende anche a sfibrare questo filo silicato, questa mica, e a incunearsi tra i foglietti del filo silicato, della mica. L'analisi difrattometrica ha messo in risalto, praticamente ha confermato l'analisi mineralogica, però ha evidenziato, quindi tutti quei minerali che abbiamo elencato prima,
ha evidenziato, per quanto riguarda la frazione carbonatica, che oltre a calcite è presente anche calcite ricca in magnesio, dolomite, aragonite, e poi è presente anche una fase sconosciuta a bassa cristallinità, e potrebbe trattarsi o di fosfati oppure anche di un materiale carbonatico in via di organizzazione, potrebbe trattarsi di una protodolomite. Quindi la dolomite non sarebbe solo e esclusivamente dovuta ai litoclasti che provengono dalla regione Veneta, ma anche da una fase autigena che è possibile. Qui in questo grafico vediamo come è indicato il campo di stabilità di dolomite, calcite, aragonite. Questo valore corrisponde alle acque marine e salinità delle acque marine, al di sotto invece acque mescolate, insomma via via sempre più dolci. Ecco, vediamo come la riduzione di salinità a parità di rapporto magnesio-calcio può provocare, facilitare una precipitazione di dolomite. E questo potrebbe essere il caso appunto nostro, quando dal continente, dalla terraferma, arriva un acquifero di acqua dolce, oppure anche nell'apporto fluviale che può diluire la salinità occasionalmente. L'analisi chimica ha messo in evidenza come ci sia un andamento proprio antitetico. Il campione 1, per esempio, è più ricco in calcio e più povero in silice rispetto al campione 3. Il campione 2 ha una composizione intermedia ed è più ricco in titanio. Il campione 3, tra l'altro, è il più ricco di tutti in alcali, ma essendo ricco contemporaneamente anche in silice e in allumina, la concentrazione elevata di alcali non si spiega con una variazione della composizione dell'acqua marina, quanto piuttosto proprio con la frazione dei plagioclasi, dei fosfati che contengono questi elementi. E per quanto riguarda gli elementi azoto, carbonio e idrogeno, l'attendibilità di questi dati non è del tutto certa, in quanto sono stati trattati con acqua ossigenata, e che ha distrutto certamente la componente organica. Comunque si vede che tra il campione 1 e il campione 3 c'è una riduzione del carbonio totale, cioè il campione 3 è più ricco, è meno ricco di carbonio totale. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che, essendo più interno, il campione 3 è meno, ha dato meno ospitalità agli incrostanti, mentre il campione 1 e 2, essendo esterni, possono essere più facilmente incrostati da queste alghe. Comunque è un problema di carattere biologico che non mi compete. Ecco, conclusioni. Allora, la morfologia e le dimensioni dei piastroni dei siti 1, 2 e 3 ricordano i tipi peritidali, però c'è da fare i conti con il cemento, che è un cemento sicuramente subtidale. I campioni analizzati indicano una costruzione rocciosa di composizione mista, silicoclastica e carbonatica, il cemento, come dicevo, subtidale precoce, l'orlo isopaco, causato da che cosa? Causato con ogni probabilità da risalite di acqua di fondo, esalazioni di metano, abbiamo la testimonianza nelle tracce di fuga d'acqua e di gas, ma anche dalla mucillagine organica, dall'attività batterica, in quanto siamo in presenza di un organismo bioturbato e quindi una micrite molto, molto ricca di sostanza organica. La base rigida di questo substrato, del substrato precocemente cementato, ha fornito un ambiente ottimale per gli organismi costruttori. Infatti le tenue dei siti 1, 2 e 3 possono avere due tempi di formazione in pratica. Una prima fase che chiameremo bioindotta, in quanto la cementazione magari legata all'arrivo di acque dolci è anche supportata sicuramente da una sostanza organica e dall'attività batterica. E una seconda fase invece
biocostruita per intervento diretto degli organismi costruttori. In altri siti è possibile sicuramente che esistano altre genesi e in particolare le esalazioni di metano possono sicuramente essere responsabili, come abbiamo visto nel caso di Fano. E queste costruzioni possono, specialmente se la morfologia di queste costruzioni è o a colonna o colonnare o a pinnacolo, in quanto la crescita concomitante con l'esalazione gassosa, la crescita di organismi è concomitante con l'esalazione gassosa e cresce man mano, tenendo presente anche il fatto che parallelamente alla crescita c'è una possibilità di una graduale e corrispondente subsidenza che bilancia e che fa crescere la cosa. Le prospettive che sono queste: uno studio sistematico dei cementi sevadosi o freatici marini o di acqua dolce, corredato da dati isotopici, potrà senza dubbio fornire un quadro più completo della genesi delle tenue. In particolare potrà contribuire a far luce se si tratta di antiche linee di spiaggia, se sono percorsi di eventuali canali di marea, e in ogni caso contribuirà a far conoscere la morfologia dell'ambiente peritidale dell'Alto Adriatico. Dati gli organismi costruttori presenti, se eventi naturali o antropici non turberanno l'equilibrio ambientale, l'associazione faunistica delle tenue potrà prosperare e costruire scogliere di dimensioni considerevoli, perché alghe rosse e serpullidi possono fare questo. Ecco, se questi discorsi sono soporiferi, sono a disposizione dei morbidi cuscini. Grazie.